quello che succede oggi è la partenza di una nuova fase di una radio che in realtà esiste già da qualche decennio. Poi succede che a volte ci sono delle coincidenze bizzarre, a volte anche negative, che però si portano dietro qualcosa sempre anche un po' di buono. La famosa crisi, no? Che crea l'opportunità. La base delle news, dell'informazione, c'è sempre di alta qualità. Quindi siamo qui per ripartire da una base che è una base splendida, dalla parte giornalistica a quella musicale, e sono arrivati alcuni personaggi nuovi per dare quel qualcosa di fresco, per definire una ripartenza. Mi sembra bellissimo essere tutte femmine. Sono felice di tornare in radio in un momento in cui c'è così tanto da raccontare. Strategicamente alle 11 subentro io. Io arrivo tra Selvaggia e Benedetta. Ma cosa farai lì? Cosa porterai? Quindi, cioè, tra il diavolo e l'acqua santa. Sarà qualcosa sicuramente che mi somiglia, per cui molti saranno spaventati. Ci assomiglierà. La radio ci deve assomigliare, quindi io non potrò prescindere dalla cucina. Quindi non so quello che farò, ma so come lo farò. Per me è una novità assoluta, rispetto alle mie colleghe non ho mai fatto la radio, sono super entusiasta, non vedo l'ora. Poi c'è questa cosa che mi diverte tanto, di mandare WhatsApp vocali ai potenti, usando la minima popolarità che ho. Succede una cosa al presidente Conte, qualunque personaggio, gli mando un WhatsApp vocale. La speranza è che lui ti risponda con un altro vocale. Io te l'ho venduta così, ora risponda, non te l'ho mai detto. Ecco dove era sola, ecco. Credo che il succo di quello che farà Radio Capital è proprio in quel piccolo claim che è That's Life, cioè è una radio che tenta di raccontare un po' la vita quotidiana. Radio Capital, That's Life.